Commissione. Il telefonino, impossibile oggi farne a meno, ma c'è anche una nuova patologia, l'ansia da ricarica. Gli smartphone, fedeli, compagni di vita, siamo sempre più attaccati a loro e temiamo l'unica cosa che possa separarci, la fine della batteria. Per un italiano su due, questa morte, seppur temporanea, dei nostri telefoni ipertecnologici sta diventando una vera e propria forma d'ansia. Lo confermano i dati raccolti da Estra S.p.A. Multiutility Toscana del settore dell'energia. Il malessere legato al prosciugamento della batteria dei nostri smartphone sarebbe una vera e propria patologia, in particolare per i più giovani, con sintomi che vanno dall'insonnia fino a gravi episodi di irascibilità. Inoltre, l'ansia da ricarica presenta dei rischi per il nostro portafoglio, come spiega Paolo Abati, direttore generale di Estra. Sarebbe buona abitudine cercare di far scaricare il più possibile la batteria del cellulare e poterla ricaricare soltanto una o due volte al giorno quando veramente c'è la necessità di ricaricarlo. Avremo un doppio effetto: uno, un risparmio di energia, e l'altro è quello di far durare anche di più le batterie saranno meno stressate dalla continua ricarica. Insomma, farsi prendere dal panico non ci aiuta e anzi rischia di danneggiare i nostri inseparabili amici.